UBI Banca, quinto gruppo bancario italiano e la controllata UBI Leasing nel mirino della Procura di Bergamo. La Guardia di Finanza perquisisce gli uffici dei manager del gruppo. Tra gli indagati Giovanni Bazzoli, presidente del comitato di sorveglianza d'Intesa San Paolo, accusato di ostacolo alle funzioni di vigilanza, e Giampiero Pesenti, presidente di Italcementi, per truffa e riciclaggio. Indagati anche una decina di dirigenti, ex dirigenti ed ex manager. Dopo le rivelazioni dell'ex segretario al tesoro americano Geithner, Berlusconi parla di attacco alla sovranità nazionale, definisce gravissimo il silenzio delle alte cariche dello Stato sul presunto complotto dell'Unione Europea per farlo dimettere nel 2011, e sul patto con Renzi sulle riforme l'ex cavaliere dice: aspettiamo di vederle in Parlamento, se sono buone le votiamo, altrimenti no. Sulle riforme non indietreggeremo di un passo, dice Renzi in visita a Secondigliano, prima tappa di una visita di 24 ore nel mezzogiorno. L'Italia non è il problema dell'Europa come il Sud non lo è per l'Italia, sottolinea il Premier, per il quale il mancato uso dei fondi dell'Unione Europea grida vendetta e si dice convinto che alle europee il PD prenderà più voti dei 5 Stelle. Accolta dalla Francia la richiesta di estradizione di Chiara Rizzo, la moglie dell'ex parlamentare PDL Matacena, arrestata con l'accusa di aver favorito la fuga del marito a Dubai insieme a Claudio Scajola, recluso nel carcere di Regina Coeli. Forse venerdì in Italia, e ci sono nuovi indagati nell'inchiesta. Tangenti, l'Expo, dalle carte scrive Repubblica, spuntano incontri degli esponenti del comitato d'affari ad Arcore e al Pirellone. Berlusconi dice molta aria fritta, Maroni smentisce, annuncia querele. Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia mineraria in Turchia, 200 le vittime accertate, ma nelle viscere della terra sarebbero intrappolati ancora centinaia di minatori e si affievoliscono le speranze di salvarli. Secondo le autorità turche, nella miniera di Soma si trovano quasi 800 minatori, 300 dei quali sarebbero però riusciti a fuggire prima dell'esplosione provocata, sembra, da un corto circuito. Buongiorno a tutti voi dal telegiornale della 7. Allora, in primissimo piano c'è oggi un'altra inchiesta, un'inchiesta nuova della magistratura che questa volta riguarda il mondo bancario, un grandissimo gruppo bancario, UBI Banca. Stamattina, su ordine della Procura di Bergamo, la Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici del Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, e del Presidente di Italcementi, Giampiero Pesenti. Entrambi risultano a questo punto indagati, con pesanti accuse per loro, insieme a dirigenti e ad ex manager del gruppo. Sono più di una decina gli indagati dell'inchiesta che sta travolgendo UBI Banca, il quinto gruppo bancario italiano nato dalla fusione tra Banca Popolare di Bergamo e altre banche popolari, e la sua controllata UBI Leasing. Questa mattina tra Bergamo, Brescia e Milano sono stati perquisiti dal nucleo valutario della Guardia di Finanza gli uffici dei vertici del gruppo. Perquisito anche quello del presidente di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, a due passi da Piazza Scala, gota della finanza italiana. Il banchiere bresciano in questa indagine è chiamato in causa come presidente di un gruppo di azionisti della Banca Bergamasca, l'associazione Banca Lombarda e Piemontese, è accusato di ostacolo alle funzioni di vigilanza. Indagato anche Giampiero Pesenti, presidente di Italcementi e Italmobiliare, coinvolto in un altro filone di indagine con l'accusa di truffa e riciclaggio. Anche i suoi uffici sono stati perquisiti. Le indagini della Procura di Bergamo sono scattate da una serie di esposti, tra cui quello dell'associazione di consumatori Adusbef. Per ostacolo alle funzioni di vigilanza, insieme a Bazzoli, risultano indagati anche Franco Polotti, presidente del consiglio di gestione di UBI Banca, Andrea Moltrasio, presidente del consiglio di sorveglianza, e Mario Cera, vicepresidente del consiglio di sorveglianza, i consiglieri Italo Lucchini e Victor Messia. Insieme all'associazione Amici di UBI avrebbero messo in campo un sistema di regole tale da predeterminare i vertici dell'istituto. L'ipotesi di truffa e riciclaggio pende, oltre che su Pesenti, anche sui consiglieri di UBI, Italo Lucchini,
indagini sull'amministratore delegato di UBI Leasing, Giampiero Bertoli, e sull'ex responsabile del recupero e vendita beni, Guido Cominotti. La procura ipotizza gravi irregolarità nella compravendita di beni di lusso, barche, aerei, immobili. Di fronte alle prime difficoltà di pagamento delle rate, i beni venivano sottratti a chi aveva sottoscritto il leasing per poi essere rivendute a prezzi decisamente inferiori a persone vicine alla banca. Del resto, già Banca Italia aveva acceso un faro sulle operazioni di UBI Leasing. Tra queste, la concessione di un leasing all'imprenditore degli yacht, Massimo Crespi, valore 12 milioni di euro, rivenduto per 3 milioni e mezzo, e l'aereo Cessna, finanziato all'Elemora e poi rivenduto per soli 60 mila euro. Sul titolo a Piazza Affari, forti vendite. In mattinata è arrivato a cedere più del 3%. Ed intanto sul caso Geithner, Berlusconi parla di un vero e proprio attacco alla sovranità nazionale, chiede un'inchiesta e poi al Presidente del Consiglio manda a dire che sulle riforme non c'è nessun accordo che vale per sempre. Si vedrà di volta in volta davanti ai vari casi e Forza Italia come si orienterà. Faccio presente che ieri il Capo dello Stato, i Presidenti di Senato e Camera e il Presidente del Consiglio non hanno ritenuto di fare alcuna dichiarazione. Il giorno dopo le rivelazioni dell'ex segretario al Tesoro di Obama, Timothy Geithner, secondo il quale l'allora Presidente del Consiglio fu disarcionato da un'azione concordata dai vertici europei, è direttamente sulle più alte cariche dello Stato che Berlusconi indirizza la sua rabbia di ex Premier. Era una menzogna, dice, il fatto che il paese fosse sull'orlo del baratro, che non ci fossero i soldi per pagare gli impiegati pubblici e i pensionati. Fu messa in giro tutta questa storia che era contro il premier Berlusconi, che difendeva gli interessi nazionali contro certe proposte che facevano comodo ad altri stati, come poi si è visto, perché chi successe a me si è inchinato a queste proposte. E ad avvalorare le parole di Geithner, Berlusconi ricorda che nell'estate del 2011 la bufera dello spread fu fondamentale, tirando dentro l'ex premier spagnolo Zapatero al G20 di Cannes. Pochi giorni prima delle mie dimissioni, Zapatero mi disse: ma perché ti dimetti e lasci il posto a Monti? Ma soprattutto Angela Merkel nel 2011 mi disse: io so che tu non mi saluterai più. Parole che sono benzina su quest'ultimo fuoco appiccato in piena campagna elettorale, un fuoco però che Berlusconi non vuol definire complotto. Io non ho mai parlato di complotto, dice, non mi piace, ma di azione di interesse contro un Presidente del Consiglio che non permetteva a Francia e Germania di portare avanti i loro interessi. Una rotta eccentrica, quella di Berlusconi, sempre più eccentrica anche sulle riforme, argomento sul quale sembra porre fine al tira e molla dei giorni scorsi in nome di un nuovo pragmatismo. Renzi si faccia le riforme, afferma, è inutile prendere accordi prima se poi non vengono mantenuti, anzi vengono cambiati. No, è inutile prendere accordi prima, parole che suonano come un formale disimpegno dal patto sottoscritto al Nazareno. Aspettiamo di vedere le riforme in Parlamento, se riteniamo che siano buone le votiamo, altrimenti votiamo contro. Se l'Italia perde il Sud, perde il Paese. Con queste parole, con questo orientamento, il Premier Renzi è in visita oggi a Napoli, una visita importante per il Meridione d'Italia, una visita che continuerà poi in altre città importanti che segnano la situazione del sud del nostro paese. Occasione questa per Renzi per parlare della disoccupazione giovanile che colpisce soprattutto il sud dell'Italia e per parlare di quei finanziamenti, di quei fondi dell'Unione Europea che esistono e che bisogna utilizzare bene affinché possano creare, tra le altre cose, lavoro. A Napoli oggi nelle vesti di Premier con la prima tappa in una scuola di Secondigliano, mentre lunedì prossimo Renzi tornerà in quelle di segretario del PD per un comizio. E nell'ultimo miglio della campagna elettorale per le europee Renzi azzarda oggi anche una previsione: vincerà il PD e supereremo Grillo. Ma poi l'avvertimento all'Unione: in vista del determinante passaggio sulle europee noi vogliamo smontare due considerazioni, che l'Italia sia il problema dell'Europa e che il Sud sia il problema dell'Italia. Italia. E quindi entra nel merito dell'uso dei fondi UE e dell'attuazione della riforma con cui si istituiscono le città metropolitane.
Renzi parla chiaro all'Europa. Il giorno dopo le elezioni sia chiaro che il mandato delle istituzioni europee sia escludere dal patto di stabilità i fondi di cofinanziamento, i fondi di sviluppo e coesione. I denari in arrivo dall'Unione, che il Paese sta spendendo, spende male, gridano vendetta. Un messaggio chiaro a chi finora non li ha utilizzati. Se usassimo i fondi come fanno i polacchi, non avremmo il deficit infrastrutturale nel Mezzogiorno. Se le regioni dunque non usano questi fondi, interveniamo noi. Parole che puntano dritte al merito, così come ieri a Milano Renzi aveva assicurato che i lavori dell'Expo andranno avanti con la supervisione del commissario anticorruzione Raffaele Cantone, perché ha ribadito ieri sera a Ballarò: lo Stato è più grande e forte dei ladri e l'esposizione universale deve diventare il fiore all'occhiello dell'Italia. Con un nuovo avvertimento: sarà bene che chi prende le tangenti inizi a pagare con l'interdizione a vita dai pubblici uffici. Ma a Napoli il Premier lancia nuovi moniti a chi pensa di frapporre ostacoli al suo programma di riforme che in queste ore sono all'esame del Parlamento. Che l'Italia deve fare l'Italia vuol dire che come Paese abbiamo il dovere di non indietreggiare di mezzo centimetro rispetto al programma di riforme. Con il decreto lavoro, che dopo aver incassato ieri il terzo voto di fiducia otterrà tra poco alla Camera il via libera definitivo. Ancora un aggiornamento in merito alla notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del telegiornale, ovvero la nuova inchiesta della magistratura che tocca un grandissimo gruppo bancario, così come è UBI Banca. In relazione alle perquisizioni in atto nel gruppo UBI Banca, si precisa che le stesse avvengono a seguito di esposti datati 2012 e di un esposto datato luglio 2013, quanto sottolinea il gruppo in una nota in cui definisce massima la collaborazione fornita alla Guardia di Finanza. Di qui passiamo al caso Scajola. La Corte d'Appello francese, la Corte d'Appello di Provenza, ha dato l'ok all'estradizione della moglie di Matacena, Chiara Rizzo. Chiara Rizzo torna in Italia. La Corte francese di Aix-en-Provence ha accolto la richiesta di estradizione presentata dalle autorità italiane dopo il suo arresto avvenuto domenica scorsa all'aeroporto di Nizza. La moglie dell'ex parlamentare del PDL Amedeo Matacena potrebbe rientrare in Italia da Marsiglia in settimana, forse venerdì prossimo. I suoi legali hanno annunciato che non si opporranno alla decisione dei magistrati francesi. Per la signora Matacena, che subito dopo il pronunciamento dei giudici ha potuto vedere la figlia maggiore, diventerà esecutiva l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP nell'ambito dell'inchiesta dei magistrati di Reggio Calabria, che giovedì scorso ha portato all'arresto dell'ex ministro Claudio Scajola. Chiara Rizzo dovrà rispondere, tra le accuse, a quella di aver favorito la fuga del marito negli Emirati Arabi insieme a Scajola e di aver distratto in maniera illecita una parte del patrimonio della famiglia Matacena. Le indagini sui movimenti economici e bancari messi in pratica da Chiara Rizzo con l'aiuto di Scajola assumono un rilievo centrale. Il sospetto è che Matacena, anche con l'aiuto di soci occulti, intendesse aprire delle società in paradisi fiscali. A Reggio Calabria è in corso un vertice degli investigatori, una riunione operativa a cui partecipano i magistrati della Procura Regina, della Direzione Distrettuale Antimafia e della DIA. Nell'inchiesta ci sono nuovi indagati, una decina di persone, tra questi la sorella di Scajola, i figli di Amintore Fanfani, Cecilia e Giorgio, e l'ex parlamentare democristiano Emo Danesi, considerati legati da vincoli di amicizia e di affari con Scajola e Matacena. Venerdì l'ex ministro sarà interrogato nel carcere di Regina Coeli, la sua posizione sembra aggravarsi. Al setaccio degli investigatori i dossier dell'archivio ritrovati nelle abitazioni e nei suoi uffici. Tra i documenti anche una lettera di Scajola destinata all'ex presidente libanese Gemayel. Dalle trascrizioni delle conversazioni finite agli atti dell'inchiesta che riguardano l'ex ministro emerge la paura di Scajola, una vera ossessione per il telefono. Intanto prosegue l'indagine per chiarire gli abusi nell'uso della scorta di Scajola messa a disposizione della signora Matacena anche per fare shopping a Monte Carlo. Gli agenti sono accusati di peculato. Il capo della Procura di Milano accusa il suo aggiunte. Così nell'inchiesta sull'Expo, già di per sé abbastanza complicata, come sappiamo, si inserisce un'ulteriore complicazione, una polemica tutta interna alla Procura e ai suoi equilibri. Secondo Bruti Liberati, Robledo avrebbe a suo modo intralciato le indagini. La polemica politica invece riguarda, soprattutto oggi vede in primo piano Maroni, in riferimento ai presunti pizzini su presunti tentativi di fare pressioni sugli appalti.
Pizzini consegnati a Berlusconi ad Arcore per agevolare la carriera di Angelo Paris, il manager di Expo che gestiva gli appalti. A Maroni per sollecitare il lavoro sulle vie d'acqua, tormentato capitolo dei lavori delle infrastrutture per l'esposizione. Dalle carte giudiziarie nelle intercettazioni dell'inchiesta della Procura di Milano sugli appalti truccati a suon di mazzette per Expo e non solo, emergono i particolari su quante volte sarebbe andato ad Arcore Gianstefano Frigerio, ex parlamentare di Forza Italia ed ex cassiere della DC ai tempi di Tangentopoli, da giovedì in carcere con altre 5 persone. Una volta accompagnato dal suo segretario factotum Gianni Rodighiero, anche lui indagato insieme ad altre 11 persone. Poi per altre 5 volte, da novembre 2013 a febbraio 2014, stando ai tabulati telefonici, il collaboratore di Frigerio sarebbe andato da solo per portare messaggi ad Arcore. Incontri poi raccontati da Rodighiero al lobbista Sergio Catozzo. Adesso, gli dice in una intercettazione, bisogna stare più abbottonati, c'è il cerchio magico di Berlusconi. Nell'inchiesta Expo c'è molta aria fritta, ha commentato l'ex premier. Roberto Maroni invece annuncia querele milionarie contro Repubblica, infastidito non poco per il titolo infamante in prima pagina. Non ho mai incontrato questi signori se non casualmente uno di loro un giorno in un ristorante. Io entravo e lui usciva. È tutto scritto nei verbali dai quali risulta che io non ho mai subito condizionamenti e neppure pressioni, spiega il governatore della Lombardia. Pressioni che i componenti del gruppo, capace di condizionare gli appalti a favore degli imprenditori che pagavano le mazzette, avrebbero esercitato anche sul ministro per le infrastrutture, citato per 4 volte dagli indagati come un referente politico. Solo millanterie, non conosco queste persone, si è difeso Maurizio Lupi. Questa mattina sono iniziati gli interrogatori davanti ai PM dell'imprenditore vicentino Enrico Maltauro e dell'intermediario, ex esponente UDC Sergio Catozzo. Sono stati loro finora i primi a fare parziali ammissioni nell'interrogatorio di garanzia. L'inchiesta su Expo è al centro anche dello scambio di accuse tra il capo della procura Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robledo. Bruti Liberati, denunciato a marzo al CSM da Robledo per la non corretta assegnazione di alcune inchieste, ha a sua volta accusato Robledo di aver intralciato con sue iniziative le indagini su Expo. Un'indagine delicatissima, dice il presidente dell'associazione magistrati Rodolfo Sabelli, bisogna evitare strumentalizzazioni. Mentre si sta rivelando sempre più insufficiente l'operazione Mare Nostrum, parliamo adesso dell'emergenza immigrati che colpisce poi in questa parte dell'anno più fortemente l'Italia, anche perché è un paese di coste, e l'Italia punta decisamente il dito contro l'Europa e l'Europa ha lasciato in sostanza solo il nostro paese davanti all'aumento dell'emergenza immigrati. La nave grecale ha attraccato ieri sera al porto di Catania, a bordo le 17 vittime ed anche i 206 superstiti dell'ennesima strage che si è consumata nel canale di Sicilia, a 40 miglia dalle coste libiche, a 3 giorni da un altro naufragio costato la vita a 40 persone al largo delle coste di Tripoli. E l'Italia muove nuove accuse all'Unione Europea, chiede per l'ennesima volta di non essere lasciata sola, chiede un maggiore coinvolgimento perché, ha ricordato il ministro dell'interno Angelino Alfano, le nostre navi recuperano morti e soccorrono i vivi. L'Europa deve presidiare la frontiera sud, esorta Alfano, altrimenti saremo costretti a far valere il principio che il diritto d'asilo riconosciuto dall'Italia si possa esercitare in tutta Europa. Scende in campo anche il Premier, l'immigrazione sarà una delle priorità del semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea. Di deficit di cooperazione parla anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando. È come svuotare il mare con un cucchiaino, troppe le mancanze dell'Unione Europea, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Federica Mogherini. Un contrasto duro quello è in atto fra Roma e Bruxelles, con la commissaria Cecilia Malmström che sta tentando di arginare le pressioni italiane, dicendo di non aver capito cosa l'Italia chieda in concreto, non avendo nemmeno risposto, secondo la Malmström, ad una lettera di sollecitazioni inviata proprio dalla Commissione a marzo, lettera nella quale si chiedevano indicazioni su cosa l'Europa avrebbe potuto fare in più, visto che la Commissione ritiene di aver messo in campo già tutti i mezzi a disposizione per sostenere l'Italia nella gestione dell'emergenza. Immediata la replica del ministro Alfano, che parla di parole provocatorie e ridicole. Si uniscano le forze per prevenire queste stragi vergognose e il monito di Papa Francesco all'udienza generale di oggi. Si mettano al primo posto, dice, i diritti umani. L'emergenza immigrati è nei numeri. Nei primi
primi 4 mesi del 2014 c'è stato un aumento dell'823% di arrivi in Italia rispetto allo stesso periodo del 2013. È il vice direttore di Frontex, Arias Fernandez, a diffondere i dati. Da gennaio ad aprile 2014 si sono registrati 25.650 arrivi in Sicilia e 660 in Puglia e in Calabria. E proprio l'agenzia Frontex fornisce ulteriori dati in materia di immigrazione. Non è stata consentita una riserva di fondi extra budget, denuncia Frontex, perché non è prevista dalle procedure. Ma quando ci sono state emergenze, il denaro extra per Frontex è stato sempre reso disponibile. Un'agenzia, un aggiornamento da Frontex che si aggiunge a quello in merito al numero degli immigrati, aumentato fortemente nell'ultimo anno del 2014, una pressione anche superiore ai dati che sentivamo poc'anzi del 900%, quindi un grandissimo flusso di immigrati in Italia. 13 miliardi di euro in un solo mese, questo è il tasso di crescita oramai sempre più fuori controllo del debito pubblico italiano che tocca adesso un nuovo record. Continua l'ascesa del debito pubblico italiano che a marzo ha battuto un nuovo record, ha raggiunto i 2.120 miliardi di euro. In un solo mese è cresciuto di circa 13 miliardi di euro, trainato su principalmente dalle spese relative all'amministrazione centrale dello Stato, mentre quelle delle amministrazioni locali sono in diminuzione. Lo dice la Banca d'Italia che nel suo bollettino statistico fotografa lo stato di salute dei conti pubblici italiani. E con un debito pubblico, vero tallone d'Achille, che continua a salire insieme ad una crescita economica troppo bassa, l'Italia non gode di buona salute. Secondo le previsioni economiche di primavera, fatte pochi giorni fa dalla Commissione europea, il rapporto debito-PIL raggiungerà quest'anno il 135,2%, per scendere nel 2015 al 133,9%. È il principale problema che il governo Renzi deve risolvere e la strada delle privatizzazioni di aziende pubbliche come ad esempio Eni e Fincantieri, intrapresa da Palazzo Chigi, dovrebbe nelle intenzioni del governo servire proprio a questo. Ma il dato resta preoccupante. Bene invece le entrate tributarie. Il Tesoro a marzo ha incassato oltre 27 miliardi e mezzo di euro, con una crescita di quasi 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche il Papa oggi pregato per i minatori intrappolati nella miniera di Soma in Turchia. Sono ancora più alto il numero dei morti, c'è un ultimissimo bilancio arrivato proprio adesso, 232 morti accertati, però quello che è anche certo è che ci sono ancora persone vive sottoterra, intrappolate proprio nelle viscere della terra, quindi si tenta il tutto per tutto in queste ore febbrili per poterle liberare. Di qui anche la preghiera e il pensiero di Papa Francesco oggi. La miniera è una miniera di carbone di Soma, nella Turchia occidentale. È uno dei pochi momenti di gioia per i minatori di Soma, ma anche uno degli ultimi, perché da ieri sera la loro cava di carbone nell'ovest della Turchia è piombata nell'inferno, quello vero, senza speranza. Sono le 19 quando un'esplosione improvvisa, forse dovuta a un cortocircuito causato da un trasformatore elettrico difettoso a 2 chilometri di profondità, trasforma la miniera in una prigione, senza vie di fuga. Le gallerie si riempiono di fiamme, fumo e sottoterra al lavoro ci sono oltre 700 minatori. In 300 riescono a fuggire subito, ma altrettanti rimangono bloccati a 4 chilometri dall'uscita. Gli aiuti scattano subito, i lavoratori con le maschere antigas hanno un'autonomia di soli 45 minuti, per questo i soccorritori cominciano a pompare aria fresca verso le gallerie in profondità, ma non basta, anche perché il montacarichi è fuori uso per colpa del blackout. Qualcuno si riesce a salvare e viene estratto vivo, ma quando i soccorritori cominciano a tirare fuori i cadaveri si capisce subito che si è di fronte a una strage, forse la peggiore degli ultimi 30 anni. L'ultimo bilancio racconta infatti di oltre 200 morti, tra cui anche un ragazzino di appena 15 anni, quasi tutti deceduti per colpa del monossido di carbonio.
Temiamo tra l'altro, spiega il ministro dell'Energia, che questa cifra possa aumentare ulteriormente. Molti sono ancora intrappolati sottoterra e per questo stiamo continuando a pompare aria, ma le speranze di salvarli sono davvero poche. Il primo ministro Erdogan ha annullato un viaggio all'estero, si sta spostando sul luogo del disastro e ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale. Non solo, ha anche spiegato che non chiuderà gli occhi su eventuali negligenze dell'azienda privata proprietaria dell'impianto. Ma questo non ferma le polemiche che stanno infuriando nel paese. Da anni i sindacati denunciano le carenze nella sicurezza delle miniere di carbone. Nel solo 2013 sono morti 93 minatori in diverse miniere della Turchia, dove gli incidenti sono nettamente superiori alla media europea, proprio a causa della mancanza di misure di sicurezza. Siamo ora al calcio, non mancano le sorprese ed anche le conseguenti polemiche in merito alle scelte operate dal CT Cesare Prandelli per la nazionale. Allora vediamo nel dettaglio nomi e ruoli. Cesare Prandelli ha fatto le sue scelte. Una rosa allargata a 31 elementi, uno in più del previsto grazie all'inserimento del quarto portiere Mirante. Ma scorrendo la lista le sorprese non mancano. A iniziare dalla difesa, dove troviamo il torinista Matteo Darmian, che ha tolto il posto a Mimmo Criscito, il quale paga il brutto campionato dello Zenit San Pietroburgo, costato l'esonero al tecnico Spalletti. Nel ruolo di centrale invece l'interista Ranocchia ha vinto il ballottaggio col cagliaritano Astori. Novità anche a centrocampo, oltre alla già prevista convocazione del brasiliano naturalizzato Romulo, c'è Alberto Aquilani, preferito da Prandelli, all'ex juventino Giaccherini, attualmente in forza agli inglesi del Sunderland. Nel reparto avanzato torna invece Pepito Rossi, rimessosi dall'ennesimo grave infortunio. Proprio la sua lunga assenza dai campi potrebbe farne l'elemento più fresco del reparto avanzato, una volta verificata nella ritrovata forma. Oltre ai già sicuri Balotelli, Cerci e Immobile, il CT Azzurro ha inserito nel gruppo degli attaccanti anche Antonio Cassano, Lorenzo Insigne e Mattia Destro, a scapito di Alberto Gilardino, la cui bocciatura è figlia del suo opaco finale di stagione. A proposito di Super Mario, l'ennesima bravata notturna compiuta assieme al fratello Enoch, con tanto di caccia al ladro e rissa finale, avrebbe convinto il presidente Berlusconi a mettere l'attaccante sul mercato. Ma a 5 giorni dall'inizio del raduno azzurro previsto nel centro tecnico di Coverciano, il popolo del web critica aspramente il CT per la scelta di convocare Giorgio Chiellini, nonostante la squalifica comminatagli per gioco violento in seguito all'episodio avvenuto durante Roma-Juventus. Soprattutto sui social network, in migliaia hanno ironizzato sul codice etico voluto da Prandelli e poi disatteso, con una versione molto soggettiva dell'accaduto. Il calcio italiano, insomma, si concentra sulla nazionale e sul prossimo mondiale, non potendo vivere da protagonista l'epilogo delle coppe europee. Stasera, infatti, allo Juventus Stadium saranno Benfica e Siviglia a contendersi il primo trofeo continentale della stagione, nella finale di Europa League. Per l'amarezza dei tanti tifosi juventini, preoccupati dalla questione legata al futuro di Antonio Conte, che di giorno in giorno sembra allontanarsi sempre più dalla panchina bianconera. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati in diretta, la linea va al telegiornale delle cronache. Una curiosità ve l'anticipo io: la sperimentazione di telecamere sulle divise dei poliziotti impegnati nelle operazioni per assicurare l'ordine pubblico. Ne parleremo nel TG Cronaca e ve ne parlerà Caterina Bizzarri insieme a molte altre notizie. Buon proseguimento.